Non c'è sabato senza sole, e questa bella figliola vede splendere il sole del sabato sui profili di Capri. All'arrivo l'isola pare un monumento solenne, un po' inquietante. Bisogna sbarcarvi per capire che è la metropoli delle vacanze marine. Prende subito anima e core, direbbe Tito Manlio, che su una scatola di cerini abbozza la sua nuova canzone. E dicono i più internazionali che a Roma o a New York, lettori che non si vedono altrove. Il cosiddetto tipo Capri si può conoscerlo sulla piazza. Col teleobiettivo, e quindi a loro insaputa, ne abbiamo raccolto una piccola collezione. Marinai inglesi in breve congedo, mentre qui, tra gli esistenzialisti del sole, si è preso le vacanze a vita Spiegel, il famoso ballerino tedesco. Mattino della domenica alla Marina Piccola. Allo scintillio delle onde risponde il barbaglio della piscina, palestra dei tuffatori. L'occhio del bagnino ci guida a ritrovare le ragazze del battello. Non dispiace alle nostre amiche se il primo a presentarci la moda caprese è un barboncino. Ai raggi del sole oppone un emblema solare il cappello ideato da Emilio. I golfini di lana sono gli indumenti a tutto servizio. Questo di Spagnoli, con relativa sciarpa, ha il disegno stampato a confezione finita. Si incide nella luce il turchese di una elegante e spiritosa cloche. Il Jazz New Orleans ha deciso di andare a dare concerto alle sirene. Nei gorghi la tromba diventerà una tromba d'acqua. Presentazioni dopo il bagno. Irene Galizzin e Mara Lane, gelosa di come sistemerà il suo sorriso. Jacques Cernat, novello paride in Elena di Troia. Oggi, assicurata alla fune di rimorchio, Doris Pignatelli, campionessa di sci acquatico, lo accompagna in una van scoperta degli azzurri marini. Il divertente gioco di prestigio del mare fa scomparire la sciatrice. E i faraglioni stanno a guardare.